Le origini di Pacentro sono antichissime, andiamo a scoprire sommariamente la storia. Pacentro è un paese sorto grosso modo nell'ottavo, nono secolo, quando in seguito alle incursioni saracene la popolazione che abbastanza esigua che stanziava nella parte bassa dell'attuale paese pensò bene di rifugiarsi sul colle in cui poi si è sviluppato. Costruì il primo accenno di fortificazione con un tipico castello recinto di forma triangolare, grosso modo, con un torrione che faceva da puntone e da guardia per il resto della struttura. Praticamente in occasione delle incursioni il popolino correva a rifugiarsi nel castello e grazie alla presenza di questa, della sicurezza di questa fortificazione si è andato poi sviluppando il paese intorno al castello stesso che col passare dei secoli poi ha subito molte variazioni e ampliamenti fino ad assumere grosso modo l'aspetto attuale, intorno al 1400-1450, quando signore del paese era Giacomo Caldora, famoso condottiero dell'epoca. Nel castello si sono succedute varie signorie che poi l'hanno abbandonato e intorno al 1950 il castello ormai ridotto a un rudere, fu venduto dai signori Recupito di Raiano per la simbolica cifra di una lira al comune di Pacentro che ne è attuale proprietario. Le signorie che sono passate a reggere le sorti del nostro paese sono state tante: gli Orsini, Colonna, come dicevo prima, Caldora, prima ancora dei Caldora, i Gualchiero, insomma sono state tante, se ne perde anche il conto, e adesso ultimamente abbiamo pensato bene di ricordarne il nome intestando varie, con un riordino toponomastico, sono state intestate varie strade che non avevano un nome ben preciso a tutti questi signori che hanno retto le sorti del paese. Per quanto riguarda il resto del paese, come dicevo, si è sviluppato inizialmente intorno al castello e poi si è ulteriormente ingrandito seguendo la linea, il crinale dei tre colli che caratterizzavano il nostro territorio. Il colle in cui sorge il castello, che ha conservato il nome semplicissimo di colle e basta, poi c'era il colle Macerata e c'era il colle San Marco. A Pacentro è molto attivo il volontariato, siamo giunti al momento dell'incontro con il presidente dell'associazione Proloco che ci parlerà delle tradizioni di questo bellissimo paese della provincia dell'Aquila. Pacentro è un paese ricco di cultura, storia, tradizioni, arte e molto vivo è anche il settore del volontariato, non soltanto quindi l'associazione Proloco che mi onoro di rappresentare, ma anche altre associazioni che si occupano di organizzare eventi durante tutto l'arco dell'anno.
Durante l'estate soprattutto svolgiamo la nostra attività con la sagra verso fine agosto della pecora al cutturo. Durante poi il periodo invernale ci occupiamo della realizzazione del presepe vivente nella domenica successiva al Natale, e in questo modo riscopriamo le parti più nascoste del paese, del centro storico, fino a raggiungere il castello di Pacentro, all'interno del quale ci troviamo. Durante l'anno poi vengono proposte dall'Associazione Culturale Pacentrana la rievocazione storica, nella settimana successiva il Ferragosto, quest'anno sarà la 14ª edizione. E poi una punta di diamante è senz'altro quella della Corsa degli Zingari, a cura dell'Associazione Culturale Corsa degli Zingari, che si svolge ogni prima domenica di settembre ed è in onore alla Madonna di Loreto. Questa corsa vede giovani del paese gettarsi a piedi nudi dal Colle Ardingo fino ad arrivare alla chiesa della Madonna di Loreto in un crescendo di ansia e trepidazione. E voglio segnalare poi, durante la prima settimana di agosto, anche la sagra della polta, di questo piatto contadino a base di cavoli, patate e fagioli, che viene curata dall'Associazione Polta. E comunque, per tutti gli approfondimenti, le notizie, le curiosità, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.prolocopacentro.it e anche la nostra pagina di Facebook. E il nostro itinerario continua alla scoperta della gastronomia di Pacentro. Alcuni dei prodotti tipici del nostro paese, visto che è un paese prevalentemente montuoso e che fa parte del Parco Nazionale della Maiella e del Morrone, sono per lo più prodotti provenienti dalla pastorizia e dall'agricoltura. Uno dei prodotti fondamentali del nostro paese è l'agnello e quelli che poi sono i prodotti che derivano appunto dalla pastorizia. L'agnello è penso uno dei prodotti migliori in assoluto e prevalentemente viene fatto alla brace. Oltre all'agnello noi possiamo contare di buoni allevamenti di mucche, dove comunque ricaviamo della buona ricotta di mucca, ma soprattutto dalle pecore, dove abbiamo sia dell'ottimo formaggio stagionato che della ricotta di pecora, e ricordandoci comunque che dall'incirca aprile-settembre si usa molto la ricotta di capra, che è ancora, a mio parere, è molto più buona sia di quella di pecora che di quella di mucca. Poi abbiamo comunque le salsicce, cioè sia la salsiccia di fegato, che è quella più scura, che la salsiccia di carne. E poi abbiamo anche quelle secche, fatte essiccare, che anche queste sono da provare, molto speziate ed aromatizzate. Poi qui abbiamo la coppa, che è un prodotto nostro ed è fatto con la testa del maiale. La polenta è un piatto del nord, ma anche da noi la polenta in antichità veniva usata molto spesso, forse per la fame all'epoca, e da noi viene servita con un ragù di salsiccia di fegato. Abbiamo fatto questa chitarra con le verdurine, del filetto di pomodoro e in questo caso la ricotta di pecora, e un piatto veramente eccellente. E per passare poi all'agnello, poi qui, visto che ci troviamo in provincia dell'Aquila e la nostra provincia è famosa per lo zafferano, abbiamo fatto una panna cotta allo zafferano con un ristretto di mosto cotto. Ovviamente tutto
del nostro territorio. Poi qui abbiamo il pane, che da noi si fa il pane di patate. Dopodiché alcuni tra gli altri prodotti nostri sono sia i vini che alcuni liquori, quali famosa è la Centerba, dove agli inizi del 1900 i fratelli di Lisio raccoglievano le erbe sulla Maiella. E poi abbiamo una nostra enologa, una ragazza di Pacentro, molto giovane, dove con grande bravura, devo dire, ha creato due vini, un rosso e un bianco, il lui e il Marius, devo dire dal sapore molto gradevole e forte, come gradevole e forte l'Abruzzo, gli abruzzesi e Pacentro. Questa è soltanto una parte piccolissima di questo paese a Cucibei. Pensate a come si mangia buona ecca, tutta la roba della Maiella, della montagna del Murrone, con l'ospitalità genuina e sincera dei nostri compaesani. E poi, avete visto i monumenti, avete visto il castello, avete visto la chiesa, il convento, gli affreschi di San Francesco. E come si vive ecca, internet, come si chiama, internet, una cosa del genere. Ma è che ne esiste? Stare chiusi dentro la casa a qualche quadra a lei, ma tutti quanti gli altri non sanno nemmeno che così è. E rimani a campare per poco tempo, un giorno, due giorni, 20 ore, 10. Me ne dà, ecco, vedete com'è. E poi ne riparliamo uniti. E se volete, parliamo pure della storia bellissima di questo paese. Vi saluto a tutti e vi aspetto a Pacentro con l'affetto, e questo lo dico in italiano, delle persone che vi vogliono bene. Auguri. È facile giungere a Pacentro, basta prendere la Roma L'Aquila, si continua poi per la A25 e si esce al casello Prato La Peligna sul Mona. Visitate questo bellissimo borgo della provincia dell'Aquila, ma tutti i borghi italiani vanno visitati e vanno gustati non soltanto con gli occhi, ma anche e soprattutto con il cuore. Attendiamo sempre i vostri suggerimenti. Per rivedere tutte le puntate visitate il nostro sito, e per quanto riguarda Borghi d'Italia ci vediamo la prossima settimana. Ciao!